sono sempre io, Anna di Idee Giovani, per la rubrica C'è Tempo. Presentandovi quindi come sempre un libro, un film e una canzone, ho deciso questa volta di affrontare il tema della verità. A cominciare quindi dal libro, ho piacere di consigliarvi Nessuno si salva da solo di Margaret Mazzantini, una vera e propria autobiografia generazionale in cui l'autrice, attraverso il suo linguaggio schietto e crudo, ci porta, ecco, allo svelamento della vera vita di coppia, quindi ci porta alla verità. Sostanzialmente la Mazzantini sfata il mito con cui noi tutti siamo cresciuti, e cioè quello della relazione perfetta o della ricerca della relazione perfetta, arrivando addirittura a farci comprendere come, nel caso dovesse succedere, ecco, la separazione sia un passaggio, ecco, del tutto normale. Un film invece a me molto caro, che piacerebbe consigliarvi, è Miracolo nella cella numero 7. È un film turco disponibile su Netflix, con i sottotitoli in italiano, ed è la storia di un padre, affetto da una grave deficienza cognitiva, che viene ingiustamente accusato di omicidio. Per questo viene incarcerato ed è quindi costretto a vivere lontano dalla sua famiglia e dalla sua piccola. Ecco, in questo film secondo me la verità sta su due livelli. Il primo livello è forse quello più evidente ed è la verità dell'omicidio, una verità che comunque nel corso del film viene fuori, ma non vi voglio anticipare niente. Il secondo livello invece secondo me è un po' più sottile e sta nel fatto che a questa persona, al padre appunto con gravi difficoltà cognitive, non viene mai nascosta la verità, anzi gliela si racconta sempre e comunque seppur in maniera edulcorata, quindi aiutandolo a vivere nella realtà in cui si trova. Una canzone, per finire, che a me piace e che secondo me è proprio l'inno degli onesti, è Hell to the Liars dei London Grammar. Può essere visto come un inno agli onesti o, perché no, un augurio ai disonesti e quindi inferno ai bugiardi.